Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi sulle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Spirito Santo. Dal Libro di Cielo, volume 12, 6 febbraio 1919. Stavo fondendomi tutta nel mio dolce Gesù, facendo quanto più potevo ad entrare nel divin volere, per trovare la catena del mio amore eterno, delle riparazioni, del mio grido continuo di volere anime, con cui mi vagheggiava il mio sempre amabile Gesù fino ab eterno. E volendo incatenare insieme il mio piccolo amore nel tempo a quell'amore con cui Gesù mi vagheggiava eternamente, per potergli dare amore infinito, riparazioni infinite e sostituirmi a tutto, giusto come Gesù mi aveva consigliato. Mentre ciò facevo, il mio dolce Gesù è venuto tutto in fretta e mi ha detto: Figlia mia, ho gran fame. E pareva che prendesse da dentro della mia bocca tante pallottoline bianche e se le mangiava. Poi, come se si volesse sfamare del tutto, è entrato dentro il mio cuore e con tutte e due le mani prendeva tante molliche, grosse e piccole, e con tutta fretta se le mangiava. Poi, come se si fosse sfamato, si è appoggiato sul mio letto e mi ha detto: Figlia mia, come l'anima va racchiudendo il mio volere e mi ama, nel mio volere racchiude me. Ed amandomi forma intorno a me gli accidenti per imprigionarmi dentro e vi forma un'ostia per me. Così se soffre, se ripara, eccetera, e rinchiude il mio volere, mi forma tante ostie per comunicare a me e sfamarmi in modo divino e degno di me. Io non appena vedo formate queste ostie,
nell'anima, me le vado a prendere per nutrirmi, per saziare la mia insaziabile fame che ho, che la creatura mi renda amore per amore. Sicché tu puoi dirmi, tu hai comunicato me, ma anche io ho comunicato te. E Dio, Gesù, le mie ostie sono roba tua stessa, invece le tue sono roba tua, quindi io rimango sempre al di sotto di te. E Gesù, perché ama davvero io non so né voglio far conto, e poi nelle mie ostie è Gesù che ti do, e nelle tue è tutto Gesù che mi dai, vuoi vederlo? Ed io, sì, ha steso la mano, sua mano nel mio cuore ed ha preso una piccola pallottolina bianca. L'ha spezzata e da dentro è uscito un altro Gesù. E lui, hai visto? Come ne sono contento quando la creatura giunge a poter comunicare me stesso. Perciò fammi molte ostie ed io verrò a nutrirmi in te. Mi rinnoverai il contento, la gloria, l'amore di quando, nell'istituirmi sacramentato, comunicai me stesso. Febbraio 1919. Riprendo a dire ciò che sta scritto il 29 gennaio. Stavo dicendo al mio dolce Gesù, possibile che io sia il secondo anello di congiunzione con la tua umanità? Ci sono anime tanto care a te, a cui io non merito di stare sotto i loro piedi. E poi c'è la tua indivisibile mamma che occupa il primo posto in tutto e su tutto. Mi pare, dolce amore mio, che vuoi dirmi proprio delle bugie, eppure sono costretta, col più crudo strazio dell'anima mia, dall'ubbidienza, a mettere ciò su carta. Mio Gesù, abbi pietà del mio duro martirio. Mentre ciò dicevo, il mio sempre amabile Gesù, carezzandomi, mi ha detto: figlia mia, perché ti affanni? Non è mio solito forse leggere dalla polvere e formarne dei grandi portenti, dei prodigi di grazia? Tutto l'onore è mio. E quanto più debole ed infimo è il soggetto, più ne resto glorificato. E poi la mia mamma non entra nella parte secondaria del mio amore, del mio volere, ma forma un solo anello con me. Ed anche è certo che ho le anime a me carissime, ma ciò non esclude che io possa eleggere l'una anziché un'altra ad un'altezza d'ufficio, e non solo d'ufficio, ma di altezza tale di santità, quale si conviene vivere nel mio volere. Le grazie che non erano necessarie agli altri che non chiamavo a vivere in questa immensità di santità della mia volontà, sono necessarie a te, che leggevo fin dall'eternità, in questi tempi tristissimi, elessi te, che vivendo nel mio volere mi avresti dato amore divino, riparazione e soddisfazione divine, quale si trovano solo nel vivere nel mio volere. I tempi, il mio amore, il mio volere lo richiedeva, di più sfoggiare in amore a tanta impietà umana. Non posso fare ciò che voglio? Può forse legarmi qualcuno? No, no, perciò chetati e sii fedele. 10 febbraio 1919, continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto e prendendo le mie mani nelle sue me le ha strette e con un'affabilità maestosa mi ha detto: figlia mia, dimmi, vuoi vivere nel mio volere? Vuoi accettare l'ufficio di secondo anello con la mia umanità? Vuoi accettare tutto il mio amore come tuo, il mio volere come vita, le mie stesse pene che la divinità infliggeva alla mia umanità? Che erano tante che il mio amore sento un irresistibile bisogno di non solo farle conoscere, ma di farne parte per quanto a creatura è possibile. E solo posso farne parte e farle conoscere a chi vive nel mio volere, tutto a spese del mio amore. Figlia mia, è mio solito chiedere il sì della creatura, per poi operare liberamente con lei. Gesù ha fatto silenzio, come se aspettasse il mio fiat, ed io sono rimasta sorpresa e ho detto: vita mia, Gesù, il tuo volere è mio, tu uniscilo insieme al mio e forma un solo fiat, ed io dico sì, insieme con te, e ti prego che abbi pietà di me. La mia miseria è grande, solo perché tu lo vuoi, dico fiat, fiat. Come mi sentivo annientata e polverizzata nell'abisso del mio nulla. Molto più che questo nulla era chiamato a far vita nel tutto.
onde il mio dolce Gesù ha unito i due voleri insieme ed ha impresso un fiat. Ed il mio è entrato, ed il mio sì è entrato nel volere divino, e pareva non un sì umano, ma divino, perché era stato pronunciato nel volere di Gesù. E questo sì nel volere divino si moltiplicava in tanti, per quanti rifiuti facevano le creature al mio dolce Gesù. Questo sì faceva le più solenni riparazioni, abbracciava tutti, come se volesse portare tutti a Gesù, sostituendosi per tutti. Era un sì che teneva il suggello e il potere del volere divino, non pronunziato per timore né per interesse di santità personale, ma solo per vivere nel volere di Gesù e correre a bene di tutti e portare a Gesù gloria, amore e riparazioni divine. Il mio amabile Gesù pareva tanto contento del mio sì che mi ha detto: ora voglio fregiarti e vestirti come me, affinché insieme con me venga innanzi alla maestà dell'Eterno a ripetere il mio stesso ufficio. Onde Gesù mi ha vestita e come medesimata con la sua umanità, ed insieme ci siamo trovati innanzi alla maestà suprema. Io non so dire, questa maestà era una luce inaccessibile, immensa, variata, di bellezza incomprensibile, da cui tutto dipendeva. Io ne sono rimasta sperduta e la stessa umanità del mio Gesù rimaneva piccola. Il solo entrare nell'aria di questa luce felicitava, abbelliva, ma non so andare avanti nel dire. Ed il mio dolce Gesù dice: adora insieme con me, nell'immensità della mia volontà, la potenza increata, affinché non solo io, ma anche un'altra creatura adori in modo divino, a nome di tutti i suoi fratelli, delle generazioni, di tutti i secoli, colui che tutto ha creato e da cui tutte le cose dipendono. Com'era bella adorare insieme con Gesù! Queste adorazioni si moltiplicavano per tutti. Si mettevano innanzi al trono dell'Eterno come a difesa, per chi non avrebbe riconosciuto l'Eterna Maestà, anzi, l'avrebbe insultata, e correvano a bene di tutti per farla conoscere. Abbiamo fatto altri atti insieme con Gesù, ma io sento che non so andare avanti. La mia mente oscilla e non sa prestarmi bene i vocaboli, perciò non vado avanti. E se Gesù vorrà, ritornerò su questo punto, onde il mio dolce Gesù mi ha ricondotto in me stessa, ma la mia mente è rimasta legata come ad un punto eterno, da cui non poteva spostarsi. Gesù, Gesù, aiutami a corrispondere alle tue grazie. Aiuta la tua piccola figlia, aiuta la piccola favilla. Sono stupendi questi tre brani che abbiamo ascoltato, anch'essi molto istruttivi. La loro, a mio avviso, profonda comprensione richiede di portare anzitutto l'attenzione su un punto fondamentale, che è anche uno dei capisaldi, dei cardini presupposti, diciamo così, alla comprensione e alla pratica della vita nella Divina Volontà. Questo presupposto è il seguente: non esiste ente creato, nemmeno la Madonna in persona, che da se stesso possa rendere a Dio l'amore che gli è dovuto, quindi amarlo in maniera da dargli adeguata soddisfazione. Il motivo è molto semplice. La vita trinitaria delle tre persone divine è completamente retta, mossa, vissuta. I termini anche qui umani sono sempre molto limitati, come vortice ininterrotto di amore, perché è l'amore il motore e la vita della Santissima Trinità. È l'amore eterno che fa generare il Verbo eternamente dal Padre, ed è l'amore eterno del Padre e del Figlio che fa eternamente ispirare lo Spirito Santo. Questo moto immobile, potremmo chiamarlo così, ecco, ma questi termini fanno veramente pena, insomma, perché non possiamo accostarci a questo abisso di bellezza e di mistero in maniera adeguata. Costituisce la vita della Santissima Trinità,
Per cui il padre è felice dell'amore del figlio, il figlio è felice dell'amore del padre, lo Spirito Santo è l'amore del padre e del figlio e punto. Quest'amore è solo in Dio, totale, eterno, assoluto, pieno, infinito, glorificante. Ed è questo stesso amore che ha spinto Dio a creare. Ora, è chiaro che il ricambio di amore di una creatura, per quanto possa fare, secondo il nostro modo, come dire, di pensare, no? Sorridere Gesù, e sorridere la Santissima Trinità anche, ma è sempre un qualche cosa di piccolo e di limitato, no? Anche nei confronti di Gesù. Quindi, per rendere felice Dio, dovremmo essere in grado di amarlo con un amore simile al suo. Ma questo noi non lo possiamo fare, d'accordo, da noi stessi, è proprio un limite strutturale, ontologico, perché siamo degli esseri umani, siamo degli esseri finiti, è impossibile. Ecco perché la vita nella divina volontà si chiama anche operare da Dio, no? Operare divinamente. Perché cosa succede? Se io faccio mia la divina volontà e la divina volontà a sua volta è il motore dell'amore, l'amore è il motore di Dio, ma il motore dell'amore a sua volta è la divina volontà. Ecco, se io faccio mia questa, entro in questa, è l'unico modo che posso, come dire, che posso trovare per dare a Dio ricambio di amore infinito, riparazione infinita, gloria infinita, tutto infinito. L'unico è che poi in realtà non faccio altro che prendere da Lui per dare a Lui. Ecco perché si dice, anche da parte di molti insigni commentatori e gli scritti della Divina Volontà, no? Che noi di fatto, cioè, purché si capisca bene il senso in cui si dice, non facciamo proprio niente, perché andiamo a prendere una ricchezza che non è la nostra. Certo che poi continuiamo ad operare, perché è certo che gli atti di amore e gli atti di riparazione sono io che li devo fare, no? Come li stava facendo anche Luisa in continuazione, no? Però quell'atto di amore e di riparazione in cui io mi ci metto, diciamo, mettendoci il mio nel senso di farlo, lo porto nella divina volontà e quindi lo mando a Dio, lo faccio arrivare a Dio in maniera assolutamente divina, ma prendendo ciò che non è mio ma è suo, perché la divina volontà è sua, non è la mia. E viene operata questa trasformazione. Allora, Gesù parla di queste, vedete, di queste, è un'immagine certamente, no? Di queste pallottoline saporite, diciamo così, no? Che prende da Luisa, dalla sua bocca e poi dal suo cuore, per saziare cosa? La mia insaziabile fame che ho, che la creatura mi renda amore per amore. Se una creatura, come dire, ama Gesù in maniera umana, solamente umana, quindi molto piccola, molto limitata, no? Ma chi di noi sente nel cuore quel fuoco, quell'ardore che infiamma il sacratissimo cuore di Gesù tutti i giorni, in ogni istante? Non lo so, insomma, sicuramente ci sarà qualcuno certamente molto più santo di noi, ma l'esperienza che si fa anche da parte delle anime buone che vogliono bene a Gesù non è questo. Perché non ce la facciamo, insomma, c'è proprio. Non dipende neanche perfettamente da noi, perché uno la mattina si alza con una luna, per esempio, storta, che non c'entra niente, no? Ha dormito bene, sta bene, però si alza con la luna storta, pazienza, ci mette un paio d'ore, diciamo così, se tutto va bene, a riprendere un pochino il controllo e la bussola, no? Quindi, e supplisce la divina volontà. E se facciamo tutti gli atti nella divina volontà, noi diamo da mangiare a Gesù, a se stesso. Se tu, io comunico a te, tu comunichi me e mi dai la stessa gioia di quando io comunicai me stesso nell'ultima cena sacramentato. Ricordiamo dalle ore della passione perché Gesù, che lo dice a Luisa, comunicò se stesso. Perché comunicando se stesso, dava a se stesso la gioia di avere se stesso, ma dava anche, facendo scorrere questa comunione nella sua divina volontà, dava anche a se stesso la riparazione per tutte le comunioni indegne, per tutte le comunioni sacrileghe, per tutte le comunioni fredde, per le comunioni non fatte, oltre che per quelle mal fatte,
e per tutta la gente, per tutte le anime che sono vissute sul pianeta Terra non sapendo neanche che esiste l'Eucaristia, quindi non si sarebbero mai comunicate, non avrebbero avuto questo dono immenso. Ce ne sono tuttora, no? Su 7 miliardi che siamo nel mondo, credo che 1,5 miliardi circa siano cattolici, quindi ricevono la vera Eucaristia insieme agli ortodossi. Solo cattolici e gli ortodossi celebrano una vera Eucaristia, nel senso dove c'è la presenza reale di Gesù, dove c'è Gesù in persona, perché le comunità separate legate alla riforma protestante non hanno una vera Eucaristia, non avendo un sacerdozio, quindi non c'è la presenza reale di Gesù lì. Ecco. È una cosa bellissima, quindi, questo. Poi riprende Luisa quel discorso che abbiamo meditato nei giorni scorsi, del famoso secondo anello di congiunzione, e chiede a Luisa se accetta di esserci, e poi nel passo del giorno dopo, il 10 di febbraio, Luisa accetta. Adesso vedremo, concluderemo con uno sguardo su quello splendido capitolo. E spiega anche però che ci sono delle cose particolari che Gesù fa con delle anime particolari in dei tempi particolari, nella libertà che ha di farle, e dà per esempio una interessante motivazione. Questo ci aiuta anche a vivere con tanta gioia e con tanta speranza i nostri tempi attuali. Non dice: i tempi sono tristissimi, e proprio in questi tempi tristissimi, siamo nel 1919, no? Quindi alla vigilia dei grandi sconvolgimenti che avrebbero fatto vivere all'Europa, insomma, uno dei tempi profondamente bui, culminati nella Seconda Guerra Mondiale, e quindi certamente era proprio, ecco, Luisa è morta poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, insomma, quindi un momento, insomma, in cui l'umanità aveva conosciuto una tragedia immane, ecco, un mare di dolore, un'anticamera dell'inferno impressionante, tra violenze e morti. Adesso non abbiamo più quella carneficina, diciamo così, allucinante, quelle follie, i lager nazisti, comunisti, tutto quello che è successo con tutto il carico di morti, ammazzati e torturati in maniera indegna, però abbiamo le torture interrotte alle anime per il dilagare oggi dell'impietà, dell'iniquità, insomma, di una vita di fatto senza Dio, piena di morte causata dal peccato, che, ecco, certamente è meno appariscente, meno truculenta, insomma, meno impressionante, ma non meno devastante sul piano spirituale, evidentemente. Ecco, dice, proprio in questi tempi, e proprio perché ci sono questi tempi, io ho fatto questo dono, perché proprio in questo tempo io desidero qualcuno che viva nel mio amore divino, nel mio volere divino, perché mi dia amore divino, riparazione e soddisfazione divina, proprio perché è così grande il male che c'è in giro. Allora, questo ci fa sempre un pochino capire, io più tempo passa, più di questo umilmente confesso che me ne rendo conto, che proprio dal cielo pensano diversamente rispetto a noi, e noi non ci arriviamo a capire gli impescrutabili decreti e misteri dell'Altissimo. In questo mondo credo che non ci si possa fa niente, ecco perché Dio vuole sempre la fede, vuole l'abbandono, vuole tante cose, perché come dice il Salmo 139, è una scienza così alta che io non la comprendo. Non ce la possiamo fare. Chi si andrebbe a immaginare, dice, arrivano questi tempi qui, e paradossalmente questi tempi così brutti sono l'humus ideale per il dono più grande che Gesù abbia mai pensato all'umanità, cioè per presentarlo almeno, per introdurlo nella storia, perché poi adesso siamo ancora nel momento in cui è accessibile alle anime di buona volontà questo dono, no? Ecco, non c'è proprio una diffusione o un avvento del regno del Divino Volere sulla terra, però le porte sono aperte adesso a chi desidera entrarvi. Ecco, poi il Signore fa veramente una bellissima cosa. Questo è, come dire, un passo edificante non solo per chi vive nella Divina Volontà, ma per chi
ha con Dio qualunque sorta di rapporto, che voglia essere un rapporto di santificazione, di accettazione della propria missione di vita, di quello che Gesù vuole. E Gesù fa delle domande molto ben precise che ci fanno anche comprendere quanto egli interloquisca, si interfacci con la libera volontà umana e come voglia proprio dei sì precisi, determinati e convinti, non pronunziati, dice tra l'altro Luisa, per timore né per interesse di santità personale, ma solo per amore suo. Quindi per vivere nel cuore di Gesù e fare del bene a tutti e portare a Gesù gloria, amore e riparazione divine, perché questa è la vita nel divin volere. Si fa il massimo bene possibile a noi stessi, ma questo non deve essere il primo punto. Si dà a Gesù la gioia di avere quello che lui cerca, gloria, amore e riparazione divina. Si fa il massimo bene possibile a tutti, anche senza bisogno materialmente di operare in senso, come dire, produttivo, secondo la nostra mentalità ristretta, niente di che, perché si può fare tranquillamente rimanendo a casa a fare la casalinga. Un bene, non dico la casalinga, io apprezzo tantissimo le casalinghe, sono certamente non una persona che, ecco, la ritengo una nobilissima missione, insomma, anche quella della casalinga, quindi, ma per dire, insomma, possiamo dire un operatore ecologico, no? un operaio, insomma, una cosa umilissima, una vita apparentemente, comune, la vita del signor Rossi, se uno preferisce, no? Può diventare un portento. Però Gesù chiede: uno, vuoi vivere nel mio volere? E questa è una domanda che dobbiamo sentirci la rivolta tutti quanti. Non a chiacchiere, però, Vuoi accettare l'ufficio di secondo anello con la mia umanità? Questa è la personale per Luisa. Ma vuoi accettare tutto il mio amore come tuo, il mio volere come vita, le mie stesse pene che la divinità infliggeva alla mia umanità? Ecco che qui comprendiamo anche come mai Gesù ha fatto passare Luisa prima per l'offerta come vittima, perché le pene che doveva dargli nella divina volontà, abbiamo visto nella meditazione di dire, le pene divine sono infinitamente superiori a quelle che soffrono, non so, gli stigmatizzati o cose di questo genere, no? È mio solito chiedere il sì della creatura per poi operare liberamente con lei. Se questo sì non c'è, questo mettiamocelo bene in testa, Gesù non può fare niente a nessun livello. E se c'è una cosa che non farà mai, l'ho detto, lo ripeto, lo ripeto fino all'esasperazione, è il forzare o il coartare la libertà della creatura. Questo Dio non lo farà mai. Sappiamo che l'esito drammatico di questa assoluta serietà con cui Dio considera la libertà che lui stesso ha donato alla creatura, ma che deve fare di lei un soggetto attivo, cosciente, consapevole, libero, responsabile di risposta ad un'offerta di Dio, la serietà con cui Dio la prende ha come esito ultimo l'inferno, perché se una persona continua fino alla fine a esercitare la propria libertà come gli pare, quindi in maniera quindi aliena da ciò che Dio gli propone, da ciò che Dio gli prospetta, cioè, se ne va all'inferno. E non per scherzo, Ecco, dopo questo sì, Gesù gli fa vedere un bel prequel, gli fa vedere un bel trailer e lo porta davanti alla Divina Maestà vestita della sua stessa umanità. E qui chiaramente Luisa mette punto, perché le parole dinanzi a un fenomeno del genere, le parole umane non possono trovare via, diciamo così, di spiegazione o di comunicazione, quindi se le deve tenere per sé, quindi, perché viverla è già qualcosa di grande, parlarne, ma questo lo dicono tutti i santi, anche quelli che hanno avuto esperienze, non a questi livelli, dicono che è assolutamente impossibile. Questo basta anche sapere che tutti i veggenti che hanno visto la Madonna, insomma, la Madonna
non è l'eterna maestà infinita, anche se è piena di grazia, insomma, dicono che solo la bellezza di questa creatura è assolutamente inenarrabile, è impossibile, per quanto possa essere bravo qualunque artista del mondo, riprodurre una bellezza tanto grande. E attenzione, questa è una bellezza comunque creaturale, quindi immaginiamo cosa possa voler dire trovarsi dinanzi alla maestà suprema, insomma, no? Luce inaccessibile, immensa, variata, bellezza incomprensibile, da cui tutto dipendeva. Ma anche qui, io più tempo passa, più comprendo la teologia orientale, perché gli orientali sono i fautori della teologia negativa, che non vuol dire cose brutte, ma vuol dire che siccome purtroppo di Dio possiamo soltanto balbettare peggio di un bambino balbuziente, molte volte è meglio stare zitti, quindi non parlare per niente, perché è talmente più grande, più bello e più tutto di noi, che ogni parola è goffa proprio, è proprio un tentativo proprio maldestro di dire qualcosa dell'indicibile e dell'inesprimibile, che poi soltanto quando lo vedremo avremo, speriamo di vederlo, coscienza di tanto grande bellezza e maestà. Ti ringraziamo Santa Vergine Maria per questo volo che oggi Gesù attraverso Luisa ci ha fatto compiere nel mondo tutto divino del Divino Volere, per questa rinnovata comprensione della grandezza e dell'importanza, ecco, di questa vita che è l'unica che può rendere felice perfettamente il nostro Signore, perché gli rende non soltanto ciò che gli è dovuto, ma ciò che realmente lo può soddisfare proprio in quanto Dio. Ecco, tu questo l'hai vissuto ininterrottamente in tutti i momenti della tua vita, e fa che presto, ecco, con il tuo aiuto e la tua intercessione, possa diventare anche per noi stupenda realtà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.